L'aeroporto della Malpensa nasce in provincia di Varese, sul territorio della provincia di Varese, e le ricadute che ha dato negli anni sono tantissime. Oggi abbiamo cercato di quantificarle attraverso dei nuovi strumenti, quindi non solo la statistica, ma anche dei dati reali che ci vengono dati dai flussi dei telefoni, quindi il passaggio fisico delle persone. Ecco, questo evidenzia l'unicità del dato, la qualità del dato e la quantità del valore che l'aeroporto ha sul territorio, sia in termini di visitatori e quindi la ricaduta nel mondo del terziario, del commercio di vicinato, ma anche in quella che sono le aziende dei servizi e chiaramente il turismo, soprattutto nella parte nord della provincia. Quindi per noi che viviamo il mondo del terziario e molte volte siamo visti come legati unicamente ai centri storici, al contrario noi guardiamo anche da dove arrivano i flussi, da dove arriva la ricaduta poi sul territorio, per cercare di governarla, anticiparla e offrire il miglior servizio possibile a coloro che vivono nel nostro territorio. Ricordiamoci anche i tantissimi posti di lavoro che mette a disposizione l'aeroporto, che sono inevitabilmente ulteriori ricadute nelle nostre città, perché queste persone vivono all'interno delle nostre città, consumano e vivono la loro quotidianità familiare all'interno delle nostre città. Quindi, come noi diciamo sempre, che i negozi oggi non fanno più solo un servizio economico al territorio, ma fanno anche un servizio sociale. Ecco, conoscere il proprio territorio, quantificarlo qualitativamente, conoscerne gli sviluppi, aiuta a rendere le nostre città sempre più belle, più visibili, più vivibili, più attrattive e meglio organizzate. Quindi noi siamo al fianco dello sviluppo dell'aeroporto e siamo al fianco delle città che vogliono trarne benefici e quindi costruire insieme delle città sempre più attrattive e rivolte al cittadino ma anche al visitatore. La disponibilità di dati granulari garantita dalla piattaforma Vodafone Analytics ci consente di studiare nel profondo e in maniera precisa quello che è il flusso di visitatori e turisti sul territorio, e quello che possiamo vedere è un fenomeno molto interessante. La presenza dell'aeroporto sta consolidando i flussi turistici nelle nostre città. La ricerca si è focalizzata su Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Varese, Luino, e inoltre sta soprattutto portando uno sviluppo del turismo e di flussi di visitatori in quelle aree più lontane dall'aeroporto. Quindi abbiamo potuto osservare un trend di crescita e consolidamento dei flussi turistici legati all'infrastruttura aeroportuale di Malpensa nelle città di Varese, Luino e Saronno. Soprattutto per Varese e Luino questa è un'ulteriore conferma ai dati che già arrivano da altre fonti della solidità e della positività del momento che il turismo provinciale sta vivendo.